Bentornati ragazzi in questo nuovissimo video. Qui con voi c'è sempre il vostro Nico dei Pokémon. Benvenuti ai nuovi iscritti e bentornati a chi ci segue sempre. Oggi andremo ad aprire il secondo inventario dell'allenatore. Perché dico il secondo? Perché c'è stato già uno che all'interno conteneva i due Dedenne alternativi. Bene signori, l'hanno rifatto e questa volta avremo due Crobat in alternative. Giustamente, Dedenne ruota. Crobat diventerà il nuovo main di ogni mazzo, la nuova carta che sarà in ogni mazzo e la Pokémon ha ben pensato di rifare un altro stupendo kit di questi per aiutare i nuovi allenatori anche e chi gioca sempre ad avere le carte più utili. Non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere subito il suo contenuto. Ed eccolo qui, ragazzi, il nostro inventario dell'allenatore. Già qui abbiamo una preview di quello che ci aspetta. 150 carte, 4 pacchetti, 65 bustine, 2 guide, 7 dati e 2 monete o segnalini. Vediamo al meglio il contenuto leggendo qui sopra. L'inventario dell'allenatore GCC Pokémon contiene più di 50 carte utili per potenziare il tuo mazzo, tra cui tantissime carte nature e due Crobat V, ragazzi. Saranno un'immagine alternativa. Più di 100 carte energie, incluse da energie speciali. Vedremo, sono molto curioso. 4 buste di espansione GCC Pokémon. Curioso anche vedere queste 4 bustine. 65 bustine protettive, ovvero le bustine protettive, una guida alla costruzione del mazzo, un regolamento del GGC Pokémon e 7 dadi validi per il torneo, 2 segnalini della condizione speciale e una carta codice che vi andrà a regalare tutto questo e io ve la regalerò. Leggiamo il retro di questa fantastica scatola che ci racconta tutto ciò cui ha bisogno in costruire il tuo mazzo più potente. Trasforma la tua raccolta di carte in una serie di divertenti e imbattibili mazzi del gioco di carte collezionabili Pokémon. Pronti per la lotta? All'interno di questa scatola troverai una caterva di carte allenatore, cioè proprio scritto così, caterva di carte allenatore e carte energia, più una guida alla costruzione del mazzo per imparare a costruire e creare un mazzo che mette in mostra i tuoi Pokémon più potenti. Avrai tu a disposizione tutto ciò che ti serve per decidere come mettere insieme il tuo mazzo. Ad esempio, servono più Pokémon potenti, magari più carte allenatori per la tua strategia. Quando fermarsi con le energie, scopri del mazzo completamente nuovi, combinazioni originali e un modo divertente nella tua lotta testa a testa con l'inventario dell'allenatore del GGC Pokémon. Descrizione molto precisa e fondamentale. E adesso andiamo ad aprire per vedere al meglio con i nostri occhi cosa c'è all'interno di questa confezione. Ragazzi, togliamo la plastichina, vediamo se si apre. Ok, si apre da questo lato. Togliamo la scatola. Guardate questa griglia, sembra una scatola con della griglia sopra. Si apre così, proprio come un vero cofanetto, e all'interno già vediamo dei dadi di color nero che sbrilluccicano, molto carini, direi. Poi abbiamo, qui ci sono le 4, ecco, ci sono le due monetine. Abbiamo 4 bustine, di cui una fiamma oscura, voltaggio sfocolante e 2 regno glaciale. Fortunatamente anche oggi c'è un po' di regno glaciale. 2 monetine, di cui veleno e bruciatura, questa è un po' rovinata, grazie, davvero grazie. Poi abbiamo le due guide, come costruire il mazzo e come giocarlo al meglio. Poi cosa più c'è qui dentro? Abbiamo le 65 bustine protettive che sono davvero carine, ragazzi. In questo colore
blu elettrico, molto carino. Poi abbiamo ancora le carte bloccate con una plastichina indecente, e qui abbiamo i due crowbar. Queste le andiamo a vedere a breve. Qui abbiamo il codicino tutto spiegazzato che vi regalo, e poi ultimo ma non per importanza abbiamo le energie, che di regola qui dentro ci sono delle energie speciali. Prima vediamo se ci sono qui dentro e poi cerchiamole qui dentro. Ora io direi di rimettere un po' il tutto nella scatolina, così la spostiamo e andiamo a vedere che carte ci hanno messo qui per, diciamo, migliorare o creare un mazzo. Abbiamo ovviamente il Crobat in due copie, che andiamo subito a mettere nella bustina, così non lo roviniamo sia uno che l'altro, e vediamo come funziona. Wow, bella, davvero bella questa alternative art di questo Crobat, davvero molto carino. Ricordiamoci cosa fa Crobat: se lo mettiamo sul terreno ci fa pescare fino ad avere 6 carte in mano, quindi utile in qualsiasi, davvero qualsiasi mazzo. Ho riuscito anche la sua forma VMAX, che fa 90, avvelena e si ritira. Invece questo fa 70 e avvelena l'avversario. Come sappiamo, Crobat è molto utile e molto utilizzato in qualsiasi mazzo, quindi averne 2 per in questa scatola a questo prezzo è davvero davvero molto buono. Poi cos'altro abbiamo qui? Una carta speciale, direi, Sabrina e Silvestro. Prima volta che vedo questa carta e secondo me c'è solo così promozionale. Cerca nel tuo mazzo fino a 2 carte energia base, mostra e aggiungi le carte che hai in mano, poi rimischia le carte al tuo mazzo. Quando giochi questa carta puoi scartare altre 5 carte che hai in mano. Se lo fai puoi cercare anche fino a un Pokémon tipo avversario. Puoi cercare fino a 3 Pokémon di tipo diverso in questo modo. Wow ragazzi, Sabrina e Silvestro, prima volta che vedo questa carta, credo che sia esclusiva di questo pacchetto, e direi che davvero c'è anche il bordino sul dorato. Come vedete questa carta è davvero davvero molto bella, scopriremo se si potrà utilizzare. Poi ovviamente abbiamo un palloncino molto utile per ritirare, perché diminuisce la ritirata. Quanti ne abbiamo? 1, 2, Demetra, che ci permette di curare i nostri Pokémon evoluti scartando le sue energie, e ne abbiamo 2. Ordini del capo, fondamentale per andare a recuperare un Pokémon dalla panchina dell'avversario, e ne abbiamo anch'essi 2. Fune di fuga, lo stesso, anche se scambia il nostro avversario, anche qui il 2 per. Evaroma, fondamentale per cercare le nostre evoluzioni. Amuleto grande, che ci permette di aumentare la vita dei nostri Pokémon di 30. Mantello della tenacia, che ci permette di farlo sui Pokémon non GX e V ma di 50. Poi abbiamo avicoltore, che ci permette di portare avanti un Pokémon chiamato in banchina e pescare 3. Abbiamo tutti i 2 per. Dandel, che si è scartato, che se usato ci dà 30 danni in più, mentre se usato nel Charizard ci fa avere 50 danni in più sul nostro attacco. Poi abbiamo Mary, non poteva mancare la nostra fantastica Mary. Andatevi a vedere lo spacchettamento della collezione di Mary, lo lascio qui da qualche parte. Piattino di metallo per recuperare energia metallo dagli scarti. Amo normale, che ci permette di recuperare 2 Pokémon e 2 energie base e rimischiarle nel mazzo. Martello dirompente,
per scartare questo martello di rompente di scudo e spada, per scartare un'energia all'avversario se esce testa, visore telescopico che ci permette di fare 30 danni in più ai Pokémon GX dell'avversario che sono in panca. Ricerca accademica, scarta la tua mano e pesca 7, sempre in 2x. Velox Ball, scarta una carta e recupera un Pokémon base dal mazzo. Caramella rara, che ci permette di far evolvere i nostri Pokémon direttamente alla fase 2. Level Ball, che ci permette di andare a prendere un Pokémon da massimo 90 PS dal nostro mazzo. Bruno, che se ci muore un Pokémon peschi 7 carte, mentre se non è morto nessun Pokémon ne peschi solo 4. Scambio fondamentale per scambiare i nostri Pokémon. Retino di recupero per recuperare i nostri Pokémon che non sono V e quant'altro. Energia potente, ovvero l'energia metallo che ci toglie la debolezza. Ecco l'energia speciale, ragazzi. Energia single colpo, che data ai single colpo gli dà 20 danni in più. Energia colpo rapido, che ci dà un'energia acqua e un'energia acqua e un'energia lotta ai colpo rapido. Distintivo turbo, che ci permette, se lanciamo una moneta ed esce testa, di assegnare un'energia ai nostri Pokémon base. Impegno in ornella, che ci fa pescare fino ad avere 6 carte, molto utile nei mazzi colpo rapido. Energia cattura, che quando la segniamo ci fa mettere un Pokémon in panca. È un Miss Magius promozionale, ragazzi. Pokémon attivo il tuo avversario viene confuso. Se il Pokémon attivo il tuo avversario ha effettuato 9 segnali di danno, questo viene messo KO. Ah, interessante. Davvero molto carino, ragazzi. Queste carte sono tutte molto utili per giocare. Questo inventario dell'allenatore è stato fatto davvero bene. Anche per la rotazione c'è qualcosa di buono. Poi non mi aspettavo queste due promozionali nuove. Molto contento di questa scoperta. E a quanto pare le energie speciali erano già qui. Però noi, siccome siamo curiosi, andiamo a vedere se c'è qualche altra energia, magari olografica qui all'interno. L'avrebbero messa già dall'inizio, però noi andiamo a vedere. Per chi non ha energie, questi pacchetti di energie sono fondamentali, ragazzi. Vediamo se ci hanno messo qualcosa di olografico, ma sembrerebbe di no. Niente, ragazzi, non ci sono energie speciali. Sicuramente erano le energie speciali che erano nel mazzetto degli allenatori ad essere quelle speciali. E ora non ci resta che aprire i nostri 4 pacchetti. Questa volta inizieremo da voltaggio sfolgorante. Vediamo un po' cosa ce ne va a trovare. Questa bustina si è aperta in una maniera incredibile. Altro codicino che vi vado a regalare è 1, 2, 3, 4. Tutte le collezioni non ci lasciano senza spacchettare. Incredibile. Energia erba, Kakuna, Electric, energia granitica, Eevee, Execute, Electric, anche questo, Globopus, Cotonnie, il Charizard di Dante, che vi dicevo che è molto utile con Dante, perché dice questo attacco fa 50 danni per ogni carta Thunder che c'è negli scarti. Ecco perché è così fondamentale. E la rara è una ragazzi, abbiamo una V di fuoco ed è un Talonflame, pacchetto di voltaggio sfolgorante, che ci regala anche una bella V, ovvero il Talonflame. Quindi, oltre alle tantissime carte allenatore nuove che ci dà questo inventario dell'allenatore, abbiamo trovato un bellissimo Talonflame, 190 vita, tipo di fuoco, volo rapido. Se inizi per primo puoi usare questo attacco, scarta le carte che hai in mano e pesca 6 carte. Quindi un'energia in colore, anche se iniziamo per primi possiamo usare questo attacco, ci scartiamo tutta la mano e peschiamo 6 carte, mentre due energie fuoco e un incolore, 160 danni
e scarto energia da questo cuoco. Il suo attacco non è il massimo, ma la sua abilità è molto, molto utile. Vediamo invece cosa ci troviamo nel pacchetto di fiamme oscure. Magari scuriamo ancora, qui si è voluto aprire. Abbiamo codicino per voi che vado a regalare, ovviamente. E andiamo col trick. 1, 2, 3, 4. Si comincia con energia metallo, Staravia, Lunatu, Simsea, Electric. Leggiamolo bene. Electric. Ok. Mr. Mime di Gala, Lucky D, Tauros, Snubbo, la reverse di Mantello della Tenacia, molto utile, e la rara è un Volcaruna non olografico. Fiamme oscure non ci ha regalato niente, ma invece con i due pacchetti di Regno Glaciale vediamo se ci troviamo qualcosina, ragazzi. Vediamo un po'. Allora, ci vogliamo aprire? Ok. Codicino per voi. 1, 2, 3, 4. E andiamo con un'energia. Lotta. Cramobinable. Robustelmo, utilissimo. Fiammetta. Yamask di Gala. Snower. Castform forma pioggia. Ralts. Marip. Regular, fiammetta reverse e la rara è un Abomasnow, anche questo che ci dà 50 di vita in più ai nostri Pokémon singol corpo, molto utile anch'esso. Vediamo con l'ultimo pacchetto di quest'oggi se ci regala qualcosina. Abbiamo codicino che vi vado a regalare, ve lo regalo io qualcosa. 1, 2, 3, 4 e andiamo con energia lampo, completo dell'esplorazione, Lyron, Narciso, Athena, Kupfu, Gasly, Catform forma neve, Chupet, la reverse di Lyron e la rara è un'altra carta B, ragazzi, incredibile. Abbiamo un Sandaconda V, niente di che, ma comunque in quattro pacchetti ci siamo portati 2 V a casa, ragazzi, niente male. Vediamo cosa fa questo Sandaconda. Tipo lotta, 220 di vita, muro di sabbia, questo Pokémon subisce 30 danni meno gli attacchi del Pokémon, perfetto. E poi un attacco che fa 140, 2 lotta e una incolore, non male. Ragazzi, davvero non male. In quattro pacchetti ci siamo portati a casa un Talonflame di voltaggio sfolgorante e un Sandaconda di Regno Glaciale. Oltre alle fantastiche carte allenatore che io vi straconsiglio di acquistare questo inventario dell'allenatore se volete iniziare a giocare con un po' di carte che servono sempre, due promozionali fantastiche e ovviamente le due alternative di Crobat, ragazzi. Questo inventario allenatore è stato davvero un ottimo acquisto per tutto ciò che c'era al suo interno. E io direi, ragazzi, che per questo video è tutto. Vi ringrazio di aver visto il video. Lasciate un bel like e iscrivetevi se vi piacciono i miei contenuti. Vi saluto. Venitemi a salutare anche su Instagram e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!